Tra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a questo appuntamento con l'informazione di ETG Bologna. È partita questa mattina dalle chiese, da una decina di parrocchie della città, luoghi frequentati da molte persone anziane, potenziali vittime di truffe, la campagna informativa della Polizia di Stato contro questo tipo di reato. Presente anche il questore di Bologna, Isabella Fusiello. Vediamo dunque cosa ha detto ai nostri microfoni. Inizia oggi una campagna che prevede la partecipazione comunque delle forze dell'ordine contro il contrasto e il fenomeno della truffa agli anziani, che ultimamente a Bologna si è fatto molto molto presente. Sì, parte oggi nuovamente per l'ennesima volta la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani e alle persone fragili, perché negli ultimi tempi effettivamente il fenomeno è diventato abbastanza diffuso, ci sono state diverse denunce, diverse segnalazioni, e quindi si voleva cercare un luogo dove questo nostro messaggio, appello e soprattutto i consigli potesse raggiungere il più largo numero possibile. Ecco, qual è il luogo migliore? La chiesa, frequentata soprattutto da persone anziane, da persone fragili, dalle persone che hanno necessità magari anche di essere aiutati in questo campo. E si presentano sotto le vesti più variegate, come poliziotto, come carabiniere, addirittura anche come con il tesserino, come dipendente dell'era che necessita di verificare la purezza dell'acqua, oppure quando vanno a fare i prelievi li seguono. Ecco, le modalità sono tantissime. 10 chiese. Che saranno ovviamente anche luogo di divulgazione di questo messaggio, di questa nostra campagna. Come avverrà questa divulgazione? Ci saranno gli agenti che parleranno, come ha fatto lei oggi, distribuiranno volantini? Distribuiranno i volantini, sono delle guide operative, sì, è chiaro, ci saranno funzionari, ci saranno ispettori, gente che raccolgono anche i disagi delle persone che hanno subito una truffa. E parliamo ora di viabilità cittadina, perché la via Toscana è chiusa al traffico veicolare tra le vie Ponchielli e Scarlatti dalle 8.30 di questa mattina. Secondo i primi sopralluoghi dei tecnici, sarebbe saltata una conduttura idrica che ha allagato il tratto di strada e rialzato l'asfalto, lo rende noto la polizia locale sui social. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici ERA e gli agenti della polizia locale per gestire il traffico. Voltiamo pagina, cambiamo argomento: l'aumento dei prezzi al consumo e la perdita di potere d'acquisto delle famiglie svuotano i carrelli della spesa, lo dice uno studio condotto da Coldiretti, il cui presidente Prandini invoca provvedimenti del governo. Vediamo. Con l'aumento dell'inflazione, che per gli alimentari è arrivata a superare il 13% ad ottobre, e il conseguente aumento record dei prezzi, che ha ridotto il potere d'acquisto dei cittadini, più di un italiano su due ha tagliato la spesa per la propria famiglia. È quanto emerge dall'indagine condotta da Coldiretti, che sul suo sito evidenzia che un altro 18% dei cittadini dichiara di avere ridotto la qualità degli acquisti, costretto ad orientarsi verso prodotti low cost per arrivare a fine mese, mentre un 31% di cittadini non ha modificato le abitudini di spesa. Gli italiani, sottolinea Coldiretti, vanno a caccia dei prezzi più bassi anche facendo lo slalom nei punti vendita, cambiando negozio, supermercato, discount, alla ricerca di promozioni per i diversi prodotti. Accanto alla formula tradizionale del 3x2, precisa la Coldiretti, si sono moltiplicate e differenziate le proposte delle diverse catene per renderle meno confrontabili tra loro e più appetibili ai
clienti dalle vendite sotto costo, che devono seguire regole precise e buoni spesa. Sempre secondo questa ricerca non se la passano meglio gli agricoltori. Nel settore il 13% delle aziende è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività, mentre un altro 34% si trova costretto a lavorare in perdita per effetto dei rincari. In agricoltura si registrano infatti aumenti dei costi che vanno dal più 170% dei concimi al più 90% dei mangimi, al più 129% per il gasolio. Per il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, bisogna intervenire subito per contenere il caro energia e i costi di produzione con misure immediate per salvare le aziende agricole e la spesa degli italiani. Ed è stata presentata a Bologna la nuova iniziativa della CISL dell'Emilia-Romagna rivolta ai giovani e al mondo del lavoro. Vediamo. Dal cuore della zona universitaria di Bologna, l'inizio di un percorso rivolto ai giovani e quanto avviato dalla CISL Emilia-Romagna, che al centro del progetto ha messo a tema il lavoro. Progetto che come CISL abbiamo voluto fin dall'inizio e abbiamo incontrato altre realtà, altre associazioni, altre come il Teatro dell'Argine, come altre fondazioni, e insieme andremo nelle scuole a parlare di lavoro sotto tutti i punti di vista, dai diritti, i doveri, la neoimprenditoria, l'orientamento, la formazione, con i ragazzi che stanno terminando il ciclo di studi delle scuole superiori e alcuni faranno scelte per continuare la formazione terziaria e altri si avvicineranno al mondo del lavoro. Parleremo di lavoro e lo faremo con un linguaggio fresco, innovativo, creativo, di certo non convenzionale, ha proseguito Pieri, che ha sottolineato l'importanza della formazione e dell'orientamento dei ragazzi. L'orientamento è fondamentale in questa fase di prima transizione fra un percorso scolastico e un altro, lo è fra quando ci si ferma nella istruzione e si passa al mercato del lavoro, ma lo è anche nella transizione fra un lavoro e l'altro. L'orientamento, la formazione diventeranno l'elemento, diciamo così, di continuità in tutte queste transizioni e quindi è bene che anche in queste transizioni le persone siano tutelate con degli strumenti che non siano più legati al singolo posto di lavoro, ma che siano legati al mercato del lavoro, quindi una tutela che veda forti investimenti soprattutto nelle politiche attive. E ora ci spostiamo appena fuori Bologna. Il cantiere era fermo da anni, ma grazie alla collaborazione tra Comune e Acer sono ripartiti a San Lazzaro di Savena i lavori per il completamento di 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica in via Canova, lo annuncia la sindaca Isabella Conti, che si è recata sul posto insieme al presidente Acer Marco Bertuzzi. Vediamo. Al termine di una sospensione lavori durata alcuni anni a causa del fallimento dell'impresa costruttrice, riaprono a San Lazzaro di Savena i cantieri per il completamento degli alloggi ERP di via Fratelli Canova ai civici 34 e 36. La nuova impresa a cui Acer ha assegnato i lavori dovrà completare le costruzioni che ora si presentano al grezzo. I 24 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica saranno resi disponibili presumibilmente entro l'inizio del 2024, compatibilmente con le difficoltà di reperimento delle materie prime. Dopo molti anni di stop dei lavori, di riqualificazione di questo grande progetto di rigenerazione urbana, che sono gli alloggi pubblici di proprietà Acer in via Fratelli Canova nel comune di San Lazzaro, dicevamo, dopo molti anni di stop legato alla crisi economica e alla difficoltà di trovare la modalità di assegnare nuovamente i lavori ad aziende che avessero la forza anche economica di sostenere questo investimento, finalmente ripartiamo. Marco, nuovo presidente Acer, freschissimo, diciamo così, della nuova nomina a presidenza, ha fatto un grande lavoro anche in questi anni, era vicepresidente, ora presidente, e finalmente stiamo vedendo la fine di questo percorso molto complicato e molto complesso. Noi stiamo tenendo le dita incrociate perché, come sapete, ci sono difficoltà nel reperimento di materie prime che non dipendono né da Acer né dall'amministrazione comunale, però siamo fiduciosi. Parliamo ora di salute. Fondazione Ante Rotary insieme per la prevenzione oncologica, con un progetto che offre oltre 150 visite gratuite e diagnosi precoce per i cittadini di Bologna. Vediamo.
Raffaella Pannuti, presidente di ANT, una collaborazione con il Rotary per oltre 150 visite oncologiche per la prevenzione. Questo progetto segue quello dell'anno scorso, vogliamo ancora investire sulle persone e sulla gente, vogliamo portare insieme al Rotary altre visite. Federica Ventura prima, Luca Fasano oggi, sono i rappresentanti del Rotary che hanno voluto regalare queste visite alla cittadinanza. Basterà andare sul sito www.ant.it e iscriversi per usufruire delle visite gratuite presso Fondazione ANT in via Jacopo Di Paolo 36. Saranno visite per i tumori della pelle, ginecologici, per la tiroide, per la mammella, per il seno, dedicati quindi a uomini e donne, ovviamente per quanto riguarda il melanoma e la tiroide. Si potranno effettuare le prenotazioni già da ora, ci saranno delle giornate che verranno aperte di volta in volta nei prossimi mesi. Per lo sport, il basket, con l'ennesima vittoria della Virtus in campionato, le Vunere si confermano a punteggio pieno 69-74. Ieri sera sul campo del Sassari, decisiva l'accelerata nel secondo tempo della squadra di Scariolo, che ha commentato così la gara. Sentiamolo. Ma è una partita sicuramente emozionante, magari non con grandissima qualità, però io sono molto contento della vittoria, sono molto contento della risposta della squadra, perché era una partita di un altissimo coefficiente di difficoltà per noi, ovviamente per l'avversario, per il fattore campo e per il fatto che poco più di 40 ore fa stavamo lottando a Madrid, abbiamo viaggiato, siamo arrivati alle 4 della mattina, insomma direi che da questo punto di vista qui sono veramente soddisfatto della risposta. Ovviamente ci abbiamo messo un pochino di tempo per capire che dovevamo impiegarci veramente al massimo, nello spogliatoio, nell'intervallo ce lo siamo detti, il terzo quarto è stato veramente eccellente dal punto di vista difensivo e anche con una, direi, abbastanza buona, un abbastanza buon contributo da parte di un numero piuttosto alto di giocatori, quindi senz'altro una serata positiva. E sempre per il basket ha perso invece la Fortitudo, che ha interrotto la striscia positiva di 3 vittorie consecutive, sconfitta per 76-71 sul campo di Cividale con i bianco-blu sprofondati nel terzo quarto, e coach Dal Monte che ha analizzato così la partita. Un'energia che ci ha tolto il ritmo, che ci ha abbassato tutto quello che è il nostro flusso offensivo. E quindi energia. Il secondo è una lettura tattica dove contro i cambi non siamo riusciti ad avere il nostro flusso, i loro cambi ci hanno sicuramente condizionato e ci hanno rallentato tutto quello che è, quelli che sono i nostri obiettivi offensivi. E si è svolta questa mattina la 16ª edizione della Bologna San Luca, gara di velocità in salita per auto storica e manifestazione sportiva, che trasforma il tratto di strada che va dal Meloncello fino al traguardo sul collo del Santuario nella pista per auto da corsa più suggestiva d'Europa. Vediamo. La Bologna San Luca nasce nel 1956 in sostituzione di un'altra gara organizzata dall'ACI di Bologna, la Bologna Raticosa, che fu sospesa per problemi burocratici. Si cercò quindi di individuare un altro percorso e si pensò al tratto di strada che va dall'Arco del Meloncello alla Basilica di San Luca, un tratto molto breve, molto tecnico, nel cuore storico della città di Bologna. Ma l'affascinante gara si corse solo per 3 anni, nel 56, nel 57 e nel 58. Nel 2004 Francesco Amante, imprenditore di Bologna, appassionato di motorismo storico da molti anni, riportò in vita la gara Bologna-San Luca, accendendo immediatamente un grande entusiasmo tra il pubblico e i concorrenti. Dal 2004 ad oggi la competizione si è svolta ogni anno, ad eccezione del 2008 e 2015 a causa di lavori lungo il portico di San Luca. La gara è stata soprannominata la piccola Monte Carlo e per la rapidità con cui si arriva al colle della Guardia il motto è 2 km mozzafiato
da correre tutti d'un fiato solo per gli audaci. Quella di questa mattina, preceduta dalle prove di ieri e l'altro ieri, è la 16ª edizione della gara e celebra la nomina a patrimonio dell'UNESCO dei portici che portano al santuario, che si snodano lungo il percorso di gara. Ed è tutto, appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Buon pomeriggio a tutti. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.